Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi vi porto un test mod, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale e a lasciare sempre un bel pollicione lì su. Allora ragazzi, eccoci qua in un nuovo test mod. Vi porto una mod che è uscita proprio ieri, davvero carina. La trovate sul mod hub ufficiale, ed è sia per PC e sia per console. Si tratta di un pack di piccoli trattorini, di moto zappa, moto coltivatori, insomma. Chiamiamoli come vogliamo, davvero carino, adatto soprattutto, sono dei micro trattori, diciamo, adatti per campi piccolini, quindi a inizio carriera, quindi stiamo a giocare mappe con campi davvero piccoli. Questi qua per iniziare sono davvero ottimi perché insomma hanno varie attrezzature, quindi le andremo a vedere tutte quante, ma possono essere utili anche nei vigneti e negli uliveti. Poi ci diamo, insomma, vi faccio vedere un po' il tutto. Allora, andiamo a vedere prima, innanzitutto, cosa contiene la mod. La mod si chiama Pack Micro Tractors and Implements. Eccoli qua, cosa abbiamo? Allora, innanzitutto abbiamo un micro tractor con il cassone. Eccolo qua, possiamo configurarlo quindi con il cassone, un carro da carico per balle, quindi, oppure un cassone con la capacità da 3.000 oppure 6.000 per caricare tutte le varie merci sfuse. Poi abbiamo la configurazione del motore, possiamo scegliere o da 20 cavalli o da 50, e poi le ruote, possiamo mettere doppie ruote oppure standard, vedete? Doppie ruote avanti e dietro oppure standard. E poi possiamo scegliere il colore principale, quindi abbiamo vari colori che possiamo scegliere, qui il rosso, l'arancio, insomma, il giallo, insomma, vari colorini. Poi il design sempre, possiamo scegliere, vedete? Insomma, possiamo farlo, personalizzarlo come vogliamo. E poi va a una velocità di 25 km/h e costa sui 20.000 euro. Ok, questo è il micro tractor con il cassone. Poi abbiamo il micro tractor, questo qua, che si porta a mano questo, e dove qua possiamo poi agganciarci i vari attrezzi che adesso poi andiamo a vedere. Anche qua, configurazione motore, possiamo scegliere quello da 20 cavalli o da 50. Configurazione ruote, standard o doppie ruote. Oppure possiamo metterci addirittura le configurazioni delle ruote per le risaie, quelle di ferro, vedete? Mappe con le risaie non ne abbiamo, però in futuro, quando usciranno, insomma, possiamo usarlo anche nelle risaie, questo trattorino. Anche qua possiamo scegliere i vari colori e costa 12.000 euro questo. Poi abbiamo il micro tractor con il decespugliatore, quindi questo qua cosa fa? C'ha la funzione per tagliare l'erba, quindi lo potete usare per tagliare l'erba, ripulire le stradine, insomma, varie cosine ci potete fare. E c'ha una lavorazione di 1,5 m. Anche qua potete scegliere i cavalli da 20 o da 50. Configurazione ruote, doppie ruote o standard. Eppure qua i vari colori. E questo costa 17.500 euro con quello da 50. Se no, costa 13.500 col motore da 20 cavalli. Poi cosa abbiamo? Abbiamo varie attrezzature, attrezzi da attaccare a questo qua, il micro tractor. Abbiamo una vangatrice, una zappatrice, eccola qua, l'agganciate e andate a, diciamo, questa ha la funzione di arare e rimuove anche le erbacce, quindi no, le erbe. Poi vediamo un po' meglio come fare, faccio vedere come funziona. Questa ha una lavorazione di 1,4 metri e richiede una potenza di 20 cavalli e costa 1.050 euro. Poi abbiamo questo piccolissimo aratro micro plow, costa 550 euro. Anche questo ha la funzione di arato, funzione dell'aratro, e può creare i campi. Quindi c'è anche la funzione per creare i campi, davvero piccolino, da 0,4 metri. E poi abbiamo lo Straintner, vabbè, questo qua costa 8,50 e questo qua cosa fa? C'ha la funzione di coltivatore ed si può utilizzare soprattutto nelle risaie, quindi questo qua poi anche, vi ripeto, non abbiamo mappe con le risaie, però è diciamo, un attrezzo che va usato nelle risaie, però lo potete usare anche nei campi, ha la funzione di coltivatore.
Vediamo le configurazioni, possiamo mettere il peso aggiuntivo o no, o sì, vedete qua dietro, con i sacchetti, no e sì. Eppure qua potete scegliere i vari colori, insomma, lo potete fare come volete. E eccolo qua, questa c'è una lavorazione di 3 metri, costa 1150. E questo è quanto quello che abbiamo in questa mod. Allora, intanto voglio subito farvi vedere questo qua, il mini tractor. Intanto vediamo tutta pure l'accensione, ragazzi, spettacolare. Vedete, lo dovete portare a mano così. Questa è la visuale, diciamo, interna. E vi faccio sentire anche l'accensione e il suono del motore. Guardate che spettacolo. Spettacolare, raga, vedete? Allora, partiamo e andiamo ad attaccare subito subito il lavangatrice qua, la zappatrice. L'attacchiamo così. Perfetto. Allora, io mo ve lo faccio vedere qua nel vigneto. Così vi faccio vedere che potrebbe essere utile anche nei vigneti, però potete usare tutte queste attrezzature anche nei campi, eh. Io mo faccio vedere un attimo qua nel vigneto. Allora, io qua mo c'ho il vigneto che è da arare, vedete? Mi chiede aratura richiesta e vi faccio vedere anche come rimuove anche le erbe queste alte. Allora, dovete abbassare. Abbassa, ecco qua, vedete? E accendete. Ok, e va, vedete come rimuove le varie erbacce alte e sta anche arando, quindi se avete dei piccoli vigneti, secondo me questo attrezzino vi fa comodo, io sicuramente lo prenderò nella mia serie survival che c'ho un piccolo vignetino e per arare e rimuovere le erbe, ragazzi, è ottimo. Allora, vi faccio vedere pure, vedete qua non c'ho più l'aratura richiesta, vedete? Quindi sta arando, guardate che spettacolo. Guardate che bello. Certo, se avete dei vigneti grandissimi, insomma, non è proprio l'ideale, però lavora a 10 km orari, quindi insomma è anche abbastanza veloce, però è ideale soprattutto per i piccoli vigneti, quindi tutte le cose piccoline. Inizio carriera pure è ottimo, se non volete spendere tantissimo la lavorazione dei vostri vigneti, questo attrezzino fa per voi, insomma, guardate qua che spettacolo, bellissimo, io ve lo straconsiglio, lo prenderò sicuramente, ve lo dico, soprattutto nella serie survival, e poi vedete come può rimuovere le erbe, vedete? Se le mangia proprio, se le mangia, se le mangia. Ecco qua, e questo diciamo è la vangatrice, vangatrice, bellissimo. Poi guardate pure, ragazzi, le animazioni delle cinghie che girano del motore, bellissimo, fatto davvero davvero bene. Ok, allora questo qua è lavangatrice, quindi potete usarla anche nei vostri vigneti. Allora, stacchiamo questo. Mo proviamo un attimo il piccolo aratro, lo attacchiamo. Ok, allora questo qua, se premiamo l'F1, vi permetterà di permette creazione cambi, quindi voi lo potete abbassare, ad esempio, andiamo qua, no? Qua abbiamo l'erba, noi abbassiamo e vedete che vi va a fare, vi dà la texture dell'aratro, vedete? E quindi potete andarvi a creare il campo, quello che volete. Quindi è ottimo soprattutto se volete simulare di farvi un piccolo orticello nella farm, insomma, ce ne sono, ne ho di idee per usare questi mezzi io, eh. Vedete che spettacolo. Poi questo è quindi è il piccolo aratro. Adesso andiamo a vedere un attimo qua il coltivatorino. Coltivatorino, lo attacchiamo, andiamo a vedere pure questo, eccolo qua, stessa cosa, questo funziona da coltivatore, abbassiamo e andiamo a coltivare, vedete, guardate qua che spettacolo, poi
Poi questo c'ha una bella ampiezza di lavoro, da 3 metri, guardate qua che spettacolo, guardate qua l'animazione della terra, è fatto davvero bene, guardate qui. Sempre 10 km orari. Vedete come corre. Eccolo qua, guardate qua che bello. Molto utile, io direi molto utile. E poi andiamo a vedere l'altro trattorino col decespugliatore. Ecco. Anche questo, sentite qua. Guardate che spettacolo. E questo potete andare a falciare l'erba, c'è la funzione proprio di falciatrice. Allora, attaccate, guardate qua pure questo che carino, e andate, falciate l'erba. 12 km orari di lavorazione e si parte, guardate che, no di più, va più veloce, va 15 km, guardate qua, per tagliare l'erba pure, se avete un campo piccolino, se dovete ripulire una zona, insomma, sono davvero, davvero comodi. Pure questo secondo me lo potete utilizzare pure nei vigneti, quando avete da rimuovere le erbe, potete usarlo anche là secondo me. Guardate che bello, bello, devo dire una bellissima mod, secondo me anche molto utile, molto utile, spettacolare. Vedete, guardate qua, vedete, potete pulire le stradine, guardate qua, non lascia nulla, mangia tutto, vedete? Ok, che ve ne pare, raga? Io ve lo straconsiglio, ok, spegniamo tutti sti cosi, spegniti, ok. E poi ci abbiamo l'ultimo, che è questo con il cassone dietro, che potrebbe essere comodo pure per nelle farm, per trasportare qualche ballettina piccola, insomma ce ne sono di utilità, ce ne sono, oppure che ne so, potete usare col cassoncino, quello piccolo, quello più grande, per dare da mangiare alle galline, insomma lavoretti lo potete usare per fare questi lavorettini qua, davvero bello. Ok ragazzi, questo è quanto, io spero vi è piaciuto questo test mod, io vi ripeto, ve la straconsiglio, scaricatela perché è davvero utile, bella, fatta bene, e quindi insomma io la prenderò, mo vediamo dove, può essere pure sulla The Valley Old Farm per dare da mangiare le galline, insomma sicuramente la prendo. Ok ragazzi, spero vi sia piaciuto il test mod, iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!